Buongiorno a tutti, sono Francesco Piras, oggi qui rappresento l'Associazione di Sardegna. Intanto ringrazio gli organizzatori per averci invitato a partecipare a questa manifestazione. Prima di tutto vi presento e vi racconto che cos'è Bitcoin Sardegna e che cosa fa. Bitcoin Sardegna è un'associazione che è nata pochi anni fa recentemente, anche perché si tratta di una tecnologia che comunque, quando parliamo di Bitcoin, ha una decina d'anni di vita, quindi molto recente. L'associazione è nata fondamentalmente per aggregare in Sardegna tutte le persone, le istituzioni e le aziende interessate ad approfondire il discorso su Bitcoin e su blockchain. Inizialmente, quando ci siamo costituiti nel 2015, si parlava soprattutto di Bitcoin. Poi dopo è venuto in forza l'argomento su blockchain. Quindi inizialmente il focus era più che altro sulla moneta digitale. Successivamente si è allargato l'ambito quando si è iniziato a parlare unicamente di blockchain. Noi che cosa facciamo? Abbiamo una serie di attività che svolgiamo. Organizziamo degli eventi, delle conferenze dove cerchiamo di parlare di questi argomenti. Quindi invitiamo relatori e ospiti da tutta Italia, non solo dalla Sardegna, e cerchiamo quindi di creare sensibilità, alfabetizzazione su questi temi. Bitcoin Sardegna organizza periodicamente dei meetup, quindi degli incontri in cui si parla di un tema specifico, di un argomento magari un po' più dettagliato, sempre all'interno dell'ambito delle criptomonete o della blockchain. Cerchiamo quindi di coinvolgere più persone, anche, visto oggi la partecipazione, anche studenti chiaramente. Quindi ci fa piacere se, seguendo il nostro canale, noi abbiamo un sito web che è bitcoinsardegna.it e una pagina su Facebook, se iniziate a seguirci e magari prendete parte anche alle nostre attività. I meetup sono sempre di ambito, diciamo, con un taglio informale ed è l'occasione per fare domande per chi ha curiosità, dubbi sul funzionamento di questa tecnologia, ha la possibilità di porre domande alle persone che fanno parte dei meetup. Ci sono persone che fanno parte da tempo, che seguono da tempo l'argomento, e altre persone che possono partecipare anche se non hanno mai sentito parlare di Bitcoin. Quindi diciamo che l'obiettivo di Bitcoin Sardegna è fondamentalmente la diffusione e l'utilizzo di Bitcoin, ma anche di altre criptomonete, e poi diciamo costituire un punto di incontro a livello anche istituzionale, così come è capitato di realizzare con l'Università, con la Regione Sardegna, con Sardegna Ricerche, per creare una maggiore consapevolezza su questo fenomeno tecnologico e sulla sua crescita e sviluppo. In particolare adesso in Europa si parla molto di blockchain, anche in Italia il governo è interessato in maniera finalmente un po' più concreta, e quindi è probabile che da qui al prossimo anno vedremo una serie di misure che favoriranno anche le nuove aziende che investono su questa tecnologia. Dal punto di vista quindi del canale, dove trovare informazioni su di noi, su quello che facciamo e un po' sul settore, vi dicevo il sito web e poi la pagina Facebook Bitcoin Sardegna. A questo punto metterei l'altra presentazione, così vi parlo e vi spiego un po' che cos'è Bitcoin e come funziona. Bene, ora cerco di spiegarvi intanto chi di voi ha mai usato Bitcoin. Chi sa che cos'è Bitcoin? Chi ha mai sentito parlare di blockchain? Ecco, decisamente vedete, la vostra risposta rappresenta un po' la situazione. Molti hanno sentito parlare di blockchain e di Bitcoin, pochi ancora l'hanno usato in maniera concreta.
E questo è un po' il punto nel quale ci troviamo. C'è molto dibattito, discussione, c'è anche molto sviluppo del software che poi sta dietro questa tecnologia, però l'utilizzo ancora è abbastanza ridotto, però è in crescita. Tutto nasce grazie a Bitcoin. In realtà anche Bitcoin è lo sviluppo, diciamo, il punto d'arrivo di uno sviluppo precedente dal punto di vista della moneta digitale e della crittografia. Quindi Bitcoin è stato il primo a risolvere un problema che esiste da molto tempo, che è quello di realizzare una moneta digitale che non sia spendibile due volte. Perché voi sapete che qualsiasi oggetto digitale è duplicabile, quindi qualsiasi file lo potete duplicare. Ma se io decido di creare una moneta digitale, non può avere questa possibilità di essere duplicata, perché altrimenti se io spendo la mia moneta verso una persona, la duplico un numero infinito di volte e la spendo la stessa moneta verso mille altre persone. In questo modo non funzionerebbe un sistema, perché la moneta è qualcosa di scarso, nel senso che nel momento in cui la trasferisco da me a un'altra persona non posso mantenerne una copia. Quindi il primo problema che Bitcoin è riuscito a risolvere è quello di avere una moneta che non fosse spendibile due volte, la stessa moneta, quindi non duplicabile digitalmente. E il secondo problema che ha risolto è stato quello di rendere questa moneta senza bisogno di intermediari. Perché quando voi andate in banca, quando voi fate un bonifico per esempio, la fiducia del vostro bonifico è data dalla banca, quindi c'è un intermediario che garantisce che quella transazione sia realmente avvenuta e quindi possa garantire sia chi compra che chi vende, sia chi riceve il denaro sia chi lo invia. Bitcoin è riuscito a realizzare una rete senza intermediari, una rete peer-to-peer, decentralizzata e disintermediata. Adesso vedremo un po' i vari punti. Quindi possiamo dire che Bitcoin è la rete del valore. Se pensate a internet come la rete delle informazioni, Bitcoin è la rete di trasferimento del valore. Quindi dobbiamo rimettere in discussione l'idea che abbiamo del denaro. Se siamo abituati a pensare al denaro, abbiamo in tasca del contante, oppure facciamo un bonifico, usiamo la carta di credito, usiamo PayPal, ma c'è sempre di mezzo di intermediario. L'unico caso in cui non c'è un intermediario è quando io uso il contante. Se io ho del contante, lo do da una persona all'altra, faccio un trasferimento e in quel momento non c'è bisogno di un intermediario. Però il contante è qualcosa di fisico che io trasferisco fisicamente, quindi devo essere vicino all'altra persona. Se io volessi invece avere un contante digitale che posso trasferire attraverso internet direttamente da persona a persona, peer to peer, il problema è come fare in modo che questo sistema funzioni senza essere attaccabile, quindi essendo sicuro, consentendo di non avere intermediari e, come dicevo prima, senza consentire che questa moneta digitale possa essere duplicata. Potete pensare a Bitcoin anche come se fosse una valuta estera, una sorta di valuta internazionale. Quando usiamo la parola valuta, in realtà pensiamo più a valute come possono essere l'euro, il dollaro, quindi monete che sono garantite da uno Stato, da un governo. C'è un governo che dice questa moneta ha valore, questa moneta è obbligatoria. Per l'euro, l'Europa, chiaramente la Banca Centrale Europea, negli Stati Uniti il dollaro, ma in tutti questi casi c'è un governo che ne impone l'uso e dice tu devi accettare il dollaro, tu devi accettare l'euro, non puoi non accettarlo. Quindi è una moneta che si è rafforzata governativamente, mentre invece Bitcoin è una moneta volontaria, su base d'uso volontaria.
Quindi nessun governo ora mi obbliga a utilizzarla. Se la uso, la uso perché la trovo utile, la trovo valida, perché ne trovo dei benefici, perché la posso trasferire dalla Sardegna agli Stati Uniti piuttosto che in Asia in un batter d'occhio senza passare attraverso degli intermediari. Quindi Bitcoin è stata la prima vera moneta di internet, è la prima vera moneta, diciamo, che è pensata per la tecnologia di internet, mentre quelle precedenti, quelle nazionali, non sono nate col concetto di internet. Tenete presente che Bitcoin nasce come documento, come paper scientifico nel 2008 e viene attivata come rete, come network nel 2009, quindi neanche 10 anni di vita. Con Bitcoin possiamo acquistare beni e servizi, possiamo acquistare tante cose, perché ci sono tanti commercianti, tante attività che accettano pagamenti in Bitcoin, così come in altre monete digitali. Non solo Bitcoin, ce ne sono tante di monete digitali, c'è Ethereum, avete sentito parlare di Ethereum probabilmente, così come di altre monete. Quindi non è emesso da nessuna banca centrale, non è garantito da nessun governo. Ma allora chi produce Bitcoin? Come nasce Bitcoin? E qui la scoperta, diciamo, geniale di Satoshi Nakamoto, che è questo misterioso inventore di cui non si sa realmente chi sia o quante persone siano, perché potrebbe essere anche un gruppo, è stata quella di stabilire, mettere assieme alcune tecnologie che già esistevano e metterle assieme in un modo che risolveva i problemi che vi citavo prima. Quindi Bitcoin non è prodotto da una banca, ma è il software, l'algoritmo del software che sta alla base di Bitcoin, che stabilisce che ogni 10 minuti un certo numero di nuove monete Bitcoin vengono create. Quindi questo algoritmo, come tutti i software, non è controllato da un ente governativo che possa decidere qual è la politica monetaria di Bitcoin. Segue delle regole che sono già impostate all'interno del software e che sono già fisse da qui all'ultimo giorno in cui verrà creato l'ultimo Bitcoin. Quindi si sa già che esisteranno al massimo 21 milioni di Bitcoin. Oggi siamo a circa 17 milioni, quindi il grosso dei Bitcoin è già stato prodotto dalla rete. Perché parlo di rete? Perché in pratica Bitcoin è un software che gira installato nei nodi di una rete di cui possono far parte tutti. Anche voi domani potreste aprire nel vostro computer di casa, attivare un nodo Bitcoin. È un software installato sul vostro PC che dentro ha una copia di tutte le transazioni avvenute dall'inizio, dal primo giorno ad oggi. E questo registro di tutte le transazioni è la blockchain. Quindi la blockchain nasce come registro di tutte le transazioni Bitcoin mai avvenute fino ad oggi. E quindi il fatto che sia una rete aperta è quello che ha consentito la sua crescita. Voi, appunto, col software libero ci sono molti paragoni. Il software libero è utile per capire i meccanismi di come è cresciuto Bitcoin. Bitcoin è un software libero, un software open source che chiunque può scaricare, esaminare, il codice è di libero accesso ed è stata questa la sua forza. È stato il primo caso di un sistema finanziario aperto, di una moneta aperta, programmabile, che segue delle regole fisse, prefissate all'interno del software. Quindi una differenza enorme rispetto all'euro, al dollaro, che seguono invece delle politiche monetarie. Per cui se va male l'economia, stampo nuovi dollari, stampo nuovi euro. Con Bitcoin non avviene questo. La politica monetaria di Bitcoin è fissa ogni 10 minuti un tot di nuove monete, fino ad arrivare nel 2140 a 21 milioni di Bitcoin.
Dopodiché quei 21 milioni di bitcoin rimarranno utilizzabili, e siccome sono frazionabili in 100 milioni di parti, cioè ogni bitcoin può essere suddiviso in 100 milioni di parti, quindi non c'è il rischio che 21 milioni di bitcoin non bastino per l'economia mondiale, bastano perché ogni bitcoin può essere frazionato e quindi ci possiamo scambiare un 100 millesimo di bitcoin piuttosto che mezzo bitcoin piuttosto che una parte ancora più piccola. Quindi fondamentalmente bitcoin dal punto di vista tecnologico è un protocollo, quindi il protocollo è il bitcoin, le monete sono i bitcoins. Questa differenza è fondamentale per capire che quando usiamo per esempio un portafoglio bitcoin ci scambiamo le monete, ma dietro c'è un protocollo che usa una rete di nodi distribuita a livello mondiale dove gira il software bitcoin che valida le transazioni da una persona all'altra, le valida attraverso una figura particolare che è quella del miner. Quindi c'è una poi torniamo sul miner. Quindi c'è una comunità, così come c'è la comunità su tanti progetti di software libero, open source, c'è la comunità degli utenti Linux, c'è la comunità di progetti anche più piccoli, così c'è una comunità di sviluppatori, di utenti, di interessati, appassionati che seguono Bitcoin. E domani potreste essere anche voi all'interno di questa comunità. Così come vi appassionate per l'open source in generale, vi potreste appassionare a questo progetto open source. Allora, torniamo un attimo sulla questione di blockchain. Visto che oggi si parla molto di blockchain, come vi dicevo, blockchain nasce come il registro delle transazioni di Bitcoin. Quindi questo registro ha delle caratteristiche, che non è falsificabile, che non può essere quindi manomesso, perché c'è un meccanismo crittografico che lega ogni transazione alla precedente, e quindi adesso non entro qui nel dettaglio, però diciamo che è un meccanismo che rende sicuro Bitcoin e sicura la blockchain. Ma chi è che fa il lavoro di validare queste transazioni, quindi questi spostamenti di Bitcoin? C'è un soggetto che si chiama il miner, il minatore, che verifica che effettivamente il mio invio di 5 bitcoin da me a Mauro sia effettivamente avvenuto. Questo è importante perché io devo garantire di aver trasferito i miei bitcoin, altrimenti potrei fare lo stesso invio dei miei bitcoin a 100 persone diverse. E questo chiaramente, come potete immaginare, non funzionerebbe, perché la moneta, se ne posso creare quanta voglio, non funziona un sistema monetario. Quindi il minatore garantisce che da me, da un punto all'altro della rete, da due indirizzi pubblici Bitcoin, da due chiavi pubbliche Bitcoin, è avvenuto un trasferimento di un certo numero di Bitcoin. Per fare questa operazione di verifica, il minatore viene ricompensato. E la ricompensa, che cos'è? La ricompensa sono nuovi bitcoin creati all'interno della rete, ed è così che viene creato il bitcoin. Il bitcoin viene creato come ricompensa per i minatori per aver verificato le transazioni avvenute. Quindi non c'è un altro soggetto che dice oggi stampo 1000 bitcoin, no, il software automaticamente premia il minatore che per primo ha validato quella transazione. E chiaramente qualcuno dirà, ma come si fa a validare una transazione? Non è qualcosa di semplice, è qualcosa che richiede molta potenza di calcolo, e questa potenza di calcolo ha un costo, perché ci vuole un hardware specifico nel caso di Bitcoin, e quindi i minatori sono normalmente aziende o corporation che hanno investito molto
in hardware specifico per validare le transazioni Bitcoin. Quindi i minatori, in cambio di questo investimento, ricevono questa ricompensa dei nuovi Bitcoin e quindi il loro business è sostenibile. Quindi un altro aspetto è quello che Bitcoin è sostenibile grazie al fatto di aver creato un ecosistema. È un ecosistema dove dentro ci sono varie parti e tutte hanno costi e benefici che complessivamente rendono il sistema funzionante, efficiente. Sono quindi una parte fondamentale. Come vi dicevo, il numero massimo di Bitcoin previsto è di 21 milioni e ognuno è suddivisibile. Quindi, a differenza dell'euro, che è una moneta come il dollaro e le altre monete nazionali che si inflaziona, quindi perdo in valore di acquisto. Se oggi compro un litro di latte e lo pago un euro, magari domani lo devo pagare 1,10 euro, perché l'euro ha perso di valore. Col Bitcoin avviene il contrario. Siccome è una moneta scarsa, dove nessuno può decidere di aumentarla a proprio piacimento, col maggiore diffondersi dell'uso, quindi con la maggiore richiesta di Bitcoin e uso del Bitcoin, il valore aumenta proprio perché c'è questa scarsità. E quindi è una moneta deflazionaria. Molte persone che sono entrate e hanno iniziato a usare Bitcoin presto, oggi si trovano con un equivalente valore che è cresciuto molto negli anni. Ma è cresciuto e crescerà non tanto per una questione di speculazione finanziaria, crescerà, c'è stata anche la speculazione ovviamente, ma la scommessa importante di Bitcoin è che le persone lo usino, decidano di utilizzarlo. Se voi andando via da qui sarete incuriositi e inizierete a usare il Bitcoin a scambiarveli, quello sarà, diciamo, un altro pezzo dell'ecosistema che cresce, un crescere della diffusione. Ed è questo che sostiene Bitcoin e le altre monete digitali. Non è tutto semplice, tutto facile, tutto senza nessuna difficoltà. Ci sono delle criticità, ci sono delle problematiche. Per esempio, una delle problematiche è la scalabilità. È uno dei problemi grossi che ha afflitto Bitcoin è stato il fatto che trasferire Bitcoin da me a un'altra persona aveva un costo. Il costo a chi va? Il costo poi alla fine va al miner, perché il minatore viene ricompensato dai nuovi Bitcoin creati oppure dalla mia fee, cioè dal costo che pago io per trasferire da una persona all'altra. Quindi c'è stato un momento in cui usare il Bitcoin era costoso. Oggi non è più così. Questo è successo soprattutto l'anno scorso. Oggi non è più così. Se voi provate a fare una transazione, vedrete che con pochi centesimi, possono essere 5 centesimi, 8 centesimi, dipende dal momento, però i costi di uso del Bitcoin ora sono praticamente molto bassi, ma scenderanno ancora quando entrerà in modalità operativa Lightning Network, che è una tecnologia costruita sopra Bitcoin, quindi una tecnologia di secondo livello. Immaginatevi, Bitcoin è costruito sopra Internet, Lightning Network è costruito sopra Bitcoin ed è una tecnologia che rende più veloci le transazioni e a costo praticamente zero. Esiste, nonostante quasi 10 anni di vita di Bitcoin, esiste sempre una probabilità che ogni anno diminuisce che possa fallire. Però ogni anno che passa questa probabilità è più bassa. I governi non sono dichiaratamente favorevoli, perché? Perché avere una moneta di internet che non è controllata da nessuno non è qualcosa proprio di accettabile per molti governi, perché i governi hanno sempre avuto il controllo della moneta. Quindi una moneta come Bitcoin crea dei problemi dal punto di vista normativo e regolatorio. Nonostante questo, soprattutto con blockchain, si sta parlando sempre più di introdurlo anche a livello istituzionale. Ecco,
praticamente con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, cioè, intanto che la quantità massima di denaro Bitcoin erogabile è 21 milioni. Sì. E mi chiedevo cosa succede quando si raggiunge questa quota. Sì, quando si raggiunge questa quota. Sì. So che anche che il meccanismo del mining è basato sul fatto che ci sia la possibilità di erogare dei bitcoin che vengono utilizzati per retribuire il minatore. Sì, allora la domanda è molto importante. Giustamente Stefano chiedeva, una volta che non ci saranno nuovi bitcoin creati per ricompensare il minatore, che incentivo avranno i minatori a continuare a validare, a confermare le transazioni? Allora, lì gli incentivi si sposteranno dal nuovo bitcoin creato al costo della transazione, quindi ogni persona che farà delle transazioni dovrà pagare il minatore per validare la sua transazione. Cosa succede? Che si creerà un meccanismo dove se io pago poco aspetto, perché la mia transazione, se pago pochi centesimi, sono disposto ad aspettare che la mia transazione vada in coda. Il minatore la confermerà dopo aver confermato quelle dove magari altre persone pagano molto di più. Però questo dell'incentivo per il minatore, diciamo, da un lato si sposterà totalmente sulle fee volontarie e dall'altro con Lightning Network ci sarà la possibilità in realtà di avere meno usi del minatore, perché Lightning Network crea un canale al di sopra della blockchain, quindi è un meccanismo per cui molte transazioni avvengono off-chain, fuori dalla blockchain, e vengono confermate solo a chiusura di questo canale Lightning Network. Quindi dall'inizio del canale alla fine del canale io vedo solo due transazioni in blockchain, e quindi il minatore ne valida solo due. Però dentro il canale che sta sopra possono passare anche migliaia di transazioni a costo zero. È un meccanismo un po' complesso, se vogliamo, però in sostanza da un lato il minatore verrà remunerato dal costo delle fee che ognuno di noi deciderà di pagare, quindi più pago più è veloce quella transazione a essere confermata, meno pago più aspetto. Dall'altro lato con Lightning Network il problema si ridurrà molto, per cui probabilmente i minatori lì non guadagneranno, guadagneranno usando Lightning Network invece che usando la validazione su blockchain. In ogni caso, se posso dirlo, sarà nel 2140, quindi nel frattempo tutto può succedere e tutto sta succedendo. Beh, in realtà dipende dal tasso anche di utilizzo del Bitcoin. No, è programmato. È programmato. Io qualche domanda? Posso sapere, inizialmente si fa delle Bitcoin, quindi c'è una parte, si parla di una parte di persone che ne hanno, che detengono una quantità, ecco, più questo grande. Questo non ho mai capito se è una città metropolitana oppure se è effettivamente un gruppo di persone che hanno tale da poter controllare il sistema. Sì, la domanda è se ci sono persone che inizialmente hanno accumulato giusto più Bitcoin, quindi hanno creato una sorta di potere finanziario la notizia di Bitcoin. Allora, è successo questo, che inizialmente Satoshi Nakamoto, che è l'ideatore di Bitcoin, è stato il primo a fare mining, quindi lui stesso ha minato centinaia di migliaia di Bitcoin. Questi Bitcoin però sono fermi, cioè non si sono mai mossi dopo il primo periodo, quindi stiamo parlando 2009-2010, quei bitcoin poi non si sono più mossi, sono rimasti fermi. Quindi questa ricchezza in bitcoin che è rimasta ferma, bloccata, potrebbe anche essere che quei bitcoin siano stati bloccati per sempre, perché questo non nessuno lo sa, lo può sapere finché non si muovono i bitcoin. Dal lato quindi c'è questo primo numero di bitcoin, ma erano stati creati semplicemente perché all'inizio i minatori erano pochissimi, quindi i primi minatori chiaramente hanno minato grandi quantitativi.
Poi successivamente, se tu vai in blockchain oggi, puoi vedere per ogni indirizzo blockchain quanti bitcoin sono associati, diciamo posseduti, da quell'indirizzo. Quell'indirizzo può essere che dietro c'è una persona, ma ci possono essere dietro anche 1000 persone. È impossibile stabilirlo a meno che tu non hai modo fuori dalla blockchain di sapere che tizio corrisponde a quell'indirizzo. Se tu non sai a chi corrisponde quell'indirizzo, potrebbe esserci una persona, potrebbero essercene tante. Poi tenete presente che gli exchange, che sono quelle aziende che fanno il cambio fra bitcoin e altre valute, euro o altre criptovalute, gli exchange hanno grandi quantitativi perché si occupano di fare scambi continuativi. Quindi sì, c'è un certo numero di indirizzi che possiede un quantitativo elevato di bitcoin, però non si sa esattamente se è una questione di oligopolio oppure se sono stati bloccati dal Satoshi Nakamoto e non si muoveranno più. Esattamente non si sa. Ma l'ultimo bitcoin potrebbe essere minato anche prima del 2140? Che io sappia, l'ultimo bitcoin sarà minato, sì, nel 2140, in quella data. Non credo che possa essere anticipata. No, tecnicamente è previsto così. Prego. Una domanda politica. Allora, lo Stato come, diciamo, via di mezzo tra paga è una cosa, se vogliamo, politica, perché le elezioni di moneta riescono a dissolvere le strutture del capitalismo. Non sei preoccupati che una cosa totalmente tolta dal controllo degli strumenti democratici possa arrivare ad impoverire l'economia invece che dare una cosa? Allora ti rispondo alla domanda, era sugli aspetti politici e sì, economici. La mia personale opinione è questa. Addentrarsi poi diciamo, ripercussioni politiche economiche è molto complesso e delicato, perché poi lì ognuno di noi ha le sue opinioni politiche dal punto di vista economico. Diciamo che Bitcoin è qualcosa di nuovo, quindi economicamente potrà dimostrare se è meglio oppure no rispetto alle monete che già conosciamo. Probabilmente da qui a 20 anni potremo fare un bilancio e dire: un esperimento come il Bitcoin è stato meglio, è stato peggio, oppure ha avuto dei pro e contro. Oggi è difficile dirlo. Dal punto di vista poi della tecnologia, tenete presente che essendo portato avanti come tecnologia, l'idea è quella di farlo slegato dalla considerazione politico o economico. È chiaro che dietro la nascita di Bitcoin c'è una certa idea dell'economia, perché comunque Bitcoin rispecchia una certa scuola dell'economia. Però se questo sia un bene o un male, secondo me è ancora questo per dirlo. Tanto che le blockchain si vedono soltanto, diciamo, gli indirizzi che hanno, ma le quantità e le transazioni fa parte del sistema di sicurezza. Sì, Bitcoin è nato come pseudonimo, quindi non è una moneta anonima. Quindi questo significa che io nella blockchain ho un indirizzo che comunque è scritto in chiaro, ho un importo che comunque è scritto in chiaro, quindi è visibile. È stata una scelta di design della blockchain di Bitcoin che è nata e dal momento non è anonima, è pseudonima, quindi io vedo. C'è questo indirizzo, non so a chi appartiene, a meno che non so che quell'indirizzo appartiene a Francesco Pias piuttosto che Tizio Caio, o un'azienda, un'istituzione, però sì, è stata una scelta quella di renderla comunque visibile e trasparente. Altre blockchain hanno fatto scelte diverse e in altre blockchain, per esempio, io non posso sapere qual è l'importo associato a un determinato indirizzo o qual è l'importo della transazione. Quindi ci sono blockchain che sono più anonime rispetto a Bitcoin. Bitcoin non è anonima e quindi da questo punto di vista può essere anche, da un punto di vista regolatorio, può essere anche meglio, perché poi ci sono dei meccanismi che entrano in ballo dal punto di vista dell'anonimato e della privacy. Prego. Relativamente al digital design, è possibile che il fatto che i paesi più digitali
decentralizzati in qualche modo aumentino il loro divario rispetto ai paesi sovraentrati, non lo si è fatto che in Africa l'accesso alle tecnologie è più limitato. Cioè, se pensate a questa cosa, sono stati degli studi può peggiorare la situazione o no? Immagino che in realtà è andata proprio per risolverla dal punto di vista, però in un momento critico come questo in cui ancora c'è il momento di passaggio potrebbe peggiorare o no? Allora, questa è una domanda importante, perché Bitcoin è nato anche per aiutare tutte quelle persone che non hanno un accesso al mondo bancario, finanziario tradizionale. Tenete presente che nel mondo ci sono 2 miliardi di persone, quindi non poche, che non hanno accesso al sistema finanziario tradizionale, soprattutto nei paesi di sviluppo. Non hanno un conto bancario, non hanno una carta di credito. Queste persone è difficile inserirle nel sistema bancario tradizionale perché è costoso, perché è più difficile dal punto di vista delle banche verificare la debitabilità. Dal punto di vista di Bitcoin invece queste persone possono entrare immediatamente, possono semplicemente scaricarsi un software e iniziare a utilizzare Bitcoin. Quindi per i paesi in via di sviluppo è un'enorme possibilità, un enorme vantaggio. Dal punto di vista poi pratico, chiaramente per usare Bitcoin devi dotarti di un software e quindi questo vuol dire in teoria il Bitcoin lo puoi usare anche offline facendo delle transazioni che poi porti online solo in determinati momenti, però questo è sicuramente non è l'uso ottimale. Tenete presente anche questo, che magari se mancano delle infrastrutture, perché manca per esempio l'accesso all'internet, manca sono scarsi computer, però con gli smartphone, col fatto che gli smartphone stanno riducendo il loro costo, quindi acquistare uno smartphone è più facile anche nei paesi in via di sviluppo e quindi utilizzando un qualsiasi smartphone, addirittura si potrebbe usare un SMS su un telefono non smartphone, si può fare scambio di Bitcoin. Quindi questo in realtà è più facile avviare un uso del Bitcoin in paesi in via dello sviluppo piuttosto che utilizzare sistemi tradizionali come può essere la carta di credito o un bonifico. Allora, direi di andare avanti, se ci sono domande comunque loro si tratteranno, sì, ci sarà modo di fare altre domande al fine dell'intervento. Buongiorno a tutti, io sono Mauro Pili, presento il Cagliari Pilu Lab, che diciamo, è una costola che nasce proprio da Bitcoin Sardegna. Bitcoin Sardegna si occupa in generale di tutte le criptovalute, partite con i Bitcoin, però nei nostri incontri parliamo un po' di tutte le criptovalute. In particolare c'è stata una criptovaluta che è Ethereum e per questa criptovaluta Davide Carboni, che non è potuto essere qui, quindi mi ha chiesto di fare una presentazione, ha creato un gruppo di lavoro che si chiama Cagliari Pilu Lab. La differenza rispetto a Bitcoin Sardegna non è soltanto sul tema delle criptovalute, ovvero Cagliari Pilu Lab si occupa in particolare della criptovaluta Ethereum, ma l'altra particolarità è che è molto più tecnica per il Pilu Lab, cioè noi lavoriamo sul codice, vediamo proprio gli script e facciamo sperimentazione, scrittura di codice, smart contract, eccetera. Davide Carboni c'è una presentazione insomma, su di lui, ci incontriamo tramite un vitaccio, per cui per partecipare è sufficiente andare sul sito di Meetup, cercare Cagliari Pilu Lab e iscriversi ai vari Meetup che vengono fatti periodicamente. E parliamo introducendo qual è la caratteristica di Ethereum. Abbiamo detto che Francesco ha detto che appunto i Bitcoin sono una rete peer-to-peer nel quale ci sono tutta una serie di nodi partecipanti. E questi nodi sono qui tutti perché partecipano ognuno con lo stesso diciamo, livello di permessi, si interfacciano tra di loro liberamente, chiunque può decidere di partecipare senza avere delle regole e la caratteristica di questi nodi è che si scambiano tra di loro una specie di database, ovvero quella che viene chiamata genericamente la blockchain, cioè l'insieme dei nodi
di un insieme dei blocchi che contengono al loro interno tutte le transazioni che sono eseguite. E questi blocchi vengono man mano interpretati man mano che ci sono le nuove transazioni che vengono pubblicate. Ethereum assomiglia leggermente a questo, con la differenza che mentre viene comunque scambiata una blockchain che contiene al suo interno le transazioni, i nodi della rete Ethereum contengono al loro interno una macchina virtuale, una Ethereum Virtual Machine, ovvero un computer capace di eseguire del codice, non semplicemente di scambiarsi delle informazioni come se fossero dei database distribuiti, ma la possibilità all'interno di questi blocchi di eseguire dei veri e propri programmi. E per questo una delle distinzioni che viene fatta di Ethereum è quella di essere un world computer, un computer mondiale distribuito, nel quale tutti i partecipanti eseguono gli stessi programmi. Quindi dalle definizioni possiamo dire che sicuramente è open source, è pubblico, è basato sulla blockchain, è distribuito, è una piattaforma di esecuzione, una computer platform, è una piattaforma di esecuzione del codice, non è semplicemente scambio di informazioni. È un sistema informativo perché di fatto ha delle capacità di eseguire il codice, interfacciarsi con il mondo esterno. È una caratteristica di poter eseguire questi programmi che vengono chiamati smart contract. L'inventore di Ethereum, vista di tutte le interrogazioni in questa immagine, recentemente, stiamo parlando di qualche giorno fa, ha detto che il termine smart contract probabilmente un po' si è pentito di aver utilizzato questo termine smart contract, perché quando pensiamo al contratto ci immaginiamo notaio eccetera, e quindi detto, probabilmente sarebbe stato più giusto chiamarlo persistent script, cioè script persistente. Io scrivo uno script, un programma di effetti, lo metto nella blockchain, esisterà nella blockchain e rimarrà in quella blockchain in pratica all'infinito e verrà eseguito da tutti i vari nodi. Però effettivamente l'utilizzo di smart contract ci serve molto per farci capire le potenzialità che può avere questo script, cioè non è semplicemente un programma che viene eseguito normalmente da un computer e rimane lì dentro, è un programma che può prendere e trasferire valore. Qualcuno li chiama programmator money, cioè invece di vederlo come uno script vediamo come del denaro che può muoversi tra le varie persone secondo le regole. È come se noi potessimo prendere delle banconote, su queste banconote metterci delle istruzioni e dire questa banconota andrà a Francesco se si verificano queste condizioni, oppure questa banconota potrà fare certe operazioni e parte di quel valore potrà essere distribuito in certi punti. Per capire un po' meglio il funzionamento possiamo analizzare questa affermazione, che è comunque la riduzione del significato, però ci dà qualche indicazione. Diciamo che su Ethereum è gratis poter leggere il contenuto, cioè la blockchain di Ethereum è comunque distribuita come quella di conto per tutti i partecipanti, chiunque può andare a vedere cosa c'è dentro, però se ci vogliamo scrivere qualcosa dobbiamo pagare. Questa, ripeto, è un'approssimazione, però ci aiuta un po' nel poter capire come funziona. Però a lato pratico, poi non è uno scopo smart contract, ma serve veramente a qualcosa? Cioè questo fatto che io posso spostare dei soldi è servito a qualcosa, sta servendo a qualcosa, qualcuno li sta utilizzando, che cosa ci posso fare? In questo momento probabilmente l'utilizzo principale che stanno scoprendo tutti è le ICO. ICO è una modalità di finanziare delle imprese, delle idee, e il termine ICO è stata iniziato coin offering, offerta iniziale di monete, riprende un po' il termine delle start-up che vengono quotate in borsa. Quando una società si quota in borsa,
la prima quotazione iniziale viene chiamata IPO, Initial Public Offering, offerta iniziale al pubblico. Si vendono quote della società al pubblico, così come è successo con Facebook, così come è successo con Google, che nascono, vengono create da lavoratori quando arrivano ad essere di una certa dimensione, si decide di raccogliere soldi da tutte le persone interessate, tipicamente gli investitori, che mandano i soldi in cambio di azioni. E quella viene chiamata IPO. L'ICO è una cosa analoga, sta succedendo, diciamo che è una cosa che è nata inizialmente nel 2015, come vediamo da questo grafico che è stato elaborato da Ernst & Young, che trovate nel link che voi queste slide immagino verranno messe a disposizione di tutti. Cosa è successo? Che parliamo di milioni di dollari, nel 2015 tramite l'ICO sono state raccolte 2 miliardi di dollari e poi a questi si sono aggiunti 4 miliardi di dollari nel 2016, nel 2017 si sono aggiunti 6 miliardi di dollari e già in questa prima parte del 2018 se ne sono aggiunti 15 miliardi, per un totale di 20 miliardi di dollari in 4 anni. Se andiamo a vedere i soldi che sono stati raccolti dai venture capital, con i venture capital tradizionali, ovvero con i finanziatori, su imprese analoghe, ovvero imprese che riguardavano start-up che hanno raccolto finanziamenti, i numeri sono molto più bassi. Quindi sta già succedendo che questa tecnologia, nonostante sia così nuova, ha un valore superato quello che è il funzionamento tradizionale della raccolta dei finanziamenti delle società. E quindi il valore che possiamo paragonare sono questi 20 miliardi rispetto agli altri raccolti normalmente. Perché avviene questo? Com'è possibile che una tecnologia così nata recentemente sia in grado di muovere tutti questi capitali? Perché è veramente molto facile poter creare una ICO, e questo meccanismo di funzionamento, poiché toglie di mezzo tutti gli intermediari, come succede con i Bitcoin, consente a chiunque di poter investire in un progetto in cui si crede. È possibile creare una ICO, crearsi i propri token, mettere questi token all'interno della blockchain di Ethereum senza bisogno di avere tutto quello che era necessario prima, cioè se non c'è più bisogno di avere una borsa, non c'è più bisogno di avere degli agenti finanziari, non c'è più bisogno di un ente di controllo che dica chi può fare e chi non può fare questa operazione, non c'è più bisogno che ci siano le banche che prendano i soldi e li trasferiscono di nuovo nelle altre parti, tutto può succedere dentro la blockchain. E infatti all'interno del nostro laboratorio di Cagliari Ethereum Lab abbiamo fatto una ICO, abbiamo creato un token senza la necessità di avere dei server, senza la necessità di avere intermediari finanziari. Ovviamente è una cosa sperimentale, il valore di questo token è fittizio perché lo usiamo per sperimentare, però dal punto di vista pratico noi potremmo dire ok, da domani per esempio decidiamo di far pagare i corsi con il token di Cagliari Ethereum Lab e quindi il valore di questo token inizierà ad essere reale perché ci sarà un uso di questo token. Non è una cosa che stiamo pensando di fare, però diciamo che a livello sperimentale abbiamo concluso tutto il ciclo che viene fatto normalmente da questa società, ripeto, senza aver bisogno di niente. Quindi chiunque partecipi a Cagliari Ethereum Lab può imparare a crearsi il suo token e fare tutte quelle operazioni, ripeto, senza bisogno di server, di autorizzazioni, di permessi, eccetera, che vengono normalmente fatte per fare questa iniziativa. Ovviamente chi raccoglie soldi lo fa perché ha un'idea convincente, magari perché ha un nome conosciuto, perché vuole cambiare il mondo e riesce a convincere qualcuno che il mondo può essere cambiato con la sua idea. Non significa che fare un token non significa automaticamente io questo token lo vendo a 1000 euro o a 1 euro e troverò un milione di persone che lo prendo. Però tutto il resto, tutta quell'infrastruttura che esisteva prima,
viene automaticamente azzerata. È vero anche che mentre all'inizio le ICO erano assolutamente non regolamentate, adesso si sta cominciando a vederne da parte dei governi l'esigenza di mettere delle regole, delle norme. Si tratta sempre di prendere dei soldi dai risparmiatori e quindi alcuni stati si stanno comportando in un modo, altri stanno comportando in un altro. Quindi al di là dell'aspetto sperimentale che possono fare all'interno di un laboratorio, quando si parla di denaro ci saranno anche problemi che verranno affrontati. Questa cosa, tra l'altro, è stata talmente questa possibilità di Ethereum di creare gli smart contract è stata talmente diciamo dirompente e innovativa che nel 2017 il valore degli Ethereum è cresciuto tantissimo, andando a erodere quello dei Bitcoin in un certo modo, tant'è vero che si è pensato a un certo punto nel 2017 che Ethereum potesse superare in valore i Bitcoin ed è nato quello che viene chiamato il flippening. In realtà poi abbiamo visto che questa cosa non è successa, non è detto che non succederà in futuro, probabilmente non succederà in futuro, però diciamo è un indicatore di quanto sia stato importante e quanto lo sia Ethereum, perché poi c'è anche da dire che così come dai Bitcoin sono nate tantissime iniziative, allo stesso modo anche da Ethereum stanno nascendo nuovi tipi di criptovalute, nuovi tipi di sistemi che cercano di mettere in discussione aspetti di Ethereum e poterlo sostituire. Vorrà dire questo che Ethereum verrà sostituito da qualche altra criptovaluta? Può darsi, ma allo stato attuale, quello che ci dice sempre lo studio di Jeffrey Young in questi giorni, non c'è alcun segno che i nuovi progetti possano avere qualunque successo nel ridurre il dominio di Ethereum come piattaforma principale per quanto riguarda ovviamente la gestione di smart contract. Su questa cosa c'è da dire che non è facile portare un progetto come Bitcoin o come Ethereum a livello di successo. Per poterlo fare c'è bisogno di partecipanti, c'è bisogno di persone che ci credano, ci mettono delle risorse sia in termini di intelligenza, sia in termini di potenza computazionale, ma anche in termini di denaro, perché poi alla fine questi progetti valgono in funzione dei soldi che ci vengono messi dentro. E fare un progetto come quello di Ethereum significa dover mettere insieme tutta una serie di infrastrutture, di tempi, eccetera. L'altro aspetto interessante invece è che è stato proprio tramite Ethereum che si è consentito di creare delle criptovalute, chiamiamole, che in realtà non sono criptovalute ma sono dei token che hanno un valore perché viene sfruttata tutta l'infrastruttura esistente. È come se noi prendessimo i Bitcoin e consentissimo a chiunque all'interno dei Bitcoin di creare un altro tipo di valuta. E di fatto Codeico fa questo, tramite gli smart contract io posso creare quel qualcosa che non è un token, che non è un coin, una vera e propria criptovaluta, ma è un token che però ha un valore che è stabilito dalla sua presenza, dalla sua diffusione all'interno della blockchain. Se andiamo nel pratico, proprio perché come dicevo prima Cagliari di Ethereum Lab entra proprio nel codice, qui vi mostro uno dei più semplici smart contract possibili. Da una videata che è uno screenshot di qualcosa che noi facciamo nei nostri incontri, e questo è il classico Hello World, ovvero il più piccolo programma di scritto in Solidity, uno dei linguaggi di programmazione di Ethereum, che semplicemente non fa altro che scrivere Hello World. Quindi due righe, una riga che dice la versione del linguaggio che sto utilizzando, poiché è un linguaggio oriente da questo tipo di formato, assomiglia come sintassi un po' a JavaScript, linguaggio Solidity, di fatto poi viene compilato e viene messo dentro la blockchain sotto forma di bytecode, perché
Ethereum, la virtual machine di Ethereum non esegue direttamente questo, ma esegue il codice corrispondente, ma per poter fare questa operazione, poter scrivere dentro la blockchain, è possibile farlo anche senza avere dei tool installati, dei linguaggi veri e propri installati sul proprio browser. In questo caso questo viene fatto sul proprio computer, scusate. In questo caso questo viene fatto tramite un browser, andando su questo sito che si chiama remix.com, che è di fatto un integrated developer environment, è un ambiente di sviluppo che ci consente di scrivere il codice e metterlo e deployarlo direttamente sulla blockchain. Nel momento in cui la fare deploy, dovrò, come dicevamo prima, per scrivere sulla blockchain si paga, per cui nel momento in cui faccio deploy io dovrò pagare in criptovaluta. Non entriamo qui nei dettagli su costi eccetera, però diciamo che esiste la necessità di fare un pagamento per poter scrivere, perché quelli fatti i minatori, se ti parlavo prima, saranno loro che scriveranno e poi devono essere remunerati. E posso farlo sia, quindi effettivamente vuol dire che è possibile farlo sia sulla rete di un vera e propria, che farlo su reti di test o farlo anche su ambienti diciamo più piccoli su quali possono fare tutte le prove di deployare. Una volta fatto esisterà questo contratto che può essere chiamato, per una volta che lo chiamo mi restituisce una stringa Hello World. Okay. Un contratto che invece scrive nella blockchain è leggermente diverso, perché oltre ad essere scritto nella blockchain è possibile creare dei metodi, delle funzioni che salvino dentro la blockchain delle informazioni. Questo è un programma, uno script leggermente più complesso che comunque ci scrive Hello World, okay? Dentro il messaggio, ma è possibile, in questo caso per chiunque, modificare questo messaggio andando a chiamare la funzione send message. Quindi scrivendo questo, mettendo questo programma nella blockchain, avremo creato un programma in cui chiunque, in qualunque parte del mondo, potrà, chiamando la funzione send message, passare un messaggio e dire ciao, io mi chiamo Mauro. Quando chiamo questa funzione dovrò pagare, perché abbiamo detto che scrivere bisogna pagare nella blockchain. Questo messaggio verrà memorizzato dalla blockchain e chiunque chiamerà questa funzione, chiunque chiamerà questo smart contract, vedrà che in quella stringa c'è scritto ciao, io mi chiamo Paolo. Ok? E questa, la stessa cosa la vediamo all'interno dell'edito, cioè quello è il programma che abbiamo visto prima, che potete anche voi liberamente scrivere semplicemente in questo editor senza bisogno di installarvi gli altri sul suo computer. Certo è che nel momento in cui si cominciano a fare le cose un po' in maniera più professionale e continuativa, questo ambiente può essere un po' limitante, quindi ci sono degli strumenti, dei tool, e tra l'altro qui torniamo all'argomento del convegno, girano preferibilmente su Linux, portare su Windows è abbastanza doloroso, è pesante, è possibile, però non è il suo ambiente nativo. Però al di là di questo, chi vuole imparare, chi vuole provare, chi vuole fare qualche prova può farlo senza bisogno di installarsi, senza bisogno di farsi la copia della blockchain, può farlo semplicemente andare su questo indirizzo remix.com e farsi vedere le cose. Quindi cosa succede? Che l'interfaccia, noi abbiamo visto, sì, io posso scrivere, posso comunicare con questo smart contract, ma di fatto come chiamo queste funzioni? Come chiamo queste funzioni? Come ad esempio, come faccio dei parametri? Lo posso fare per esempio tramite dei programmi appositi, dei wallet che ci consentono proprio di vedere i contratti, chiamare la funzione, mettere dei parametri, pagarle, è una cosa abbastanza complessa. E in questo senso diciamo che una delle argomenti che abbiamo
portato nel corso dei nostri incontri è stato la presentazione di un ambiente che si chiama Web3, che ci consente di fare da interfaccia dal web verso la blockchain. In pratica questo è, diciamo, una ipotesi di come si potrebbe realizzare un'applicazione. Qui c'è la blockchain, abbiamo un classico stack per lo sviluppo di applicazioni web, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo, però si trova di fatto su alcuni server. I nostri cellulari, i nostri computer si connettono con web server e poi l'applicazione viene eseguita sui server che a loro volta dialogano con la blockchain. Di fatto questo però significa che l'intelligenza si trova su questi server. Il server è centralizzato e altro grande problema è quello dato dal fatto che per scrivere nella blockchain abbiamo bisogno della chiave privata. Tutto il tema della blockchain, il coin di Ethereum, si muove sulla criptografia asimmetrica, dove noi abbiamo una chiave privata che è questa d'oro che va tenuta nascosta, che non deve essere distribuita a nessuno, e una chiave pubblica. Il possesso, per poter scrivere sulla blockchain abbiamo bisogno della chiave privata, che però dobbiamo vedere nota a nessuno. E adesso qua vado velocemente, vi do altri concetti generali per farvi capire un po' quali sono gli argomenti che affrontiamo durante i nostri incontri. Ovviamente non c'è lo spazio qua per poter entrare nel dettaglio, però in linea di massima diciamo che andiamo a analizzare il funzionamento dei meccanismi ed è stata presentata all'interno dei nostri corsi la possibilità di realizzare applicazioni decentralizzate che potessero avere delle interfacce sul web tramite questa libreria che si chiama Web3.js, che di fatto mette insieme il web con la blockchain, ovvero ci consente di scrivere applicazioni web veramente decentralizzate, disponibili a tutti, che però possano funzionare anche nello scrivere la blockchain senza che ci sia la necessità di server centrali. E per fare questo esistono altri client tipo MetaMask, però come dicevo prima non entriamo nel dettaglio, giusto voglio farvi vedere come avviene nei nostri incontri questi passaggi, questi approfondimenti. Di fatto poi noi queste cose andiamo a scrivere realmente nei nostri incontri, andiamo a provare, a testarle e andare a vedere il funzionamento. Tanto è vero che tutti questi passaggi, queste slide che poi potrete lasciare con di voi per approfondire, dove abbiamo appunto le parti di codice, che mettiamo nel dettaglio, facciamo le prove, lo mettiamo, fino ad arrivare al punto in cui è possibile per più andarsi a verificare quello che è stato fatto, perché sono appunto vivo nella blockchain. E questo esercizio che è stato effettuato diverso tempo fa è ancora disponibile, chiunque vuole entrare dentro e continuare a interagire con quello marcotta che abbiamo scritto all'epoca, alcuni mesi fa, e può continuare ad andare a chiamare quei metodi che modificano e che cambiano quel messaggio. Io mi fermerei qui se avete domande. Thank you.
Allora, sicuramente il CAGR di Ethereum Lab è rivolto a chi è interessato a fare sviluppo, e in particolare chi è interessato a fare sviluppo su Ethereum e lavorare su smart contract, quindi effettivamente sono richieste delle competenze un po' particolari. Non è vero però nell'utilizzo di queste strutture, e non è neanche vero per quanto riguarda la partecipazione a questo processo in varie componenti, perché così come già succede per esempio nella creazione di un sito web, se qualcuno vuole realizzare un sito web, in realtà non deve avere tutte le conoscenze di tutto lo stack assicurativo. Se io voglio fare un sito web non devo conoscere esattamente come funziona il database, le chiamate database, come funziona l'HTML, il JavaScript. Posso partecipare scegliendo, ovviamente devo individuare un contesto più generale nel quale magari esistono già degli strumenti e posso partecipare scegliendo, diciamo, un aspetto in particolare e magari ovviamente mettendomi in contatto o utilizzando strumenti già esistenti o mettendomi in contatto con altre persone che fanno questa cosa. Ancor di più dal punto di vista dell'utente, cioè utilizzare Ethereum, comprare Ethereum, utilizzare un token per effettuare una certa operazione, deve necessariamente essere la portata degli utenti. Cioè fare un ICO, torniamo al discorso di prima, significa emettere dei token che dovranno funzionare con la stessa semplicità con cui funzionavano i gettoni delle cabinette di fondo. Un token di un ICO di fatto è quello. Noi sappiamo che un gettone vale, sappiamo per chi ha avuto, per chi ha acquisto i gettoni, probabilmente molti di voi non hanno mai usato una cabina telefonica, però tanto tempo fa esistevano queste cabine telefoniche che si metteva il gettone e si faceva una telefonata. Oggi ovviamente quasi fallita di questa cosa, però quel gettone poteva essere anche utilizzato per il suo valore per comprare qualcosa. Tutti riconoscevano il valore di questo gettone. Allo stesso modo, l'utilizzo di questi token, sicuramente in questa fase c'è tanto da fare, c'è molto ancora che deve essere costruito, ma è possibile questi token utilizzarli attraverso degli wallet particolari che ci consentono di fare con dei piccoli codici di trasferimento, un cambio, l'acquisto di questi token e la promessa, in certi casi qualcosa di concreto è già disponibile, però veramente siamo veramente ancora in una fase sperimentale iniziale. Chi compra token oggi lo fa come chi comprava 10 anni fa o 30 anni fa le azioni di una società che magari è ancora poco conosciuta. E comprare e usare questi token può essere, deve essere fatto dagli utenti normalmente. Una delle cose di cui noi abbiamo trattato in altri nostri corsi è proprio la possibilità di fare in modo che si possano creare delle applicazioni web per cui l'utente vedrà semplicemente un'interfaccia web, avrà il suo wallet sul proprio computer, sul proprio cellulare. Questa interfaccia web gli consentirà di utilizzare questi gettoni magari non per fare delle telefonate, ma per fare qualcosa di più complesso. Io ho fatto l'esempio prima, noi potremmo con Cali e Chinola decidere che la partecipazione si fa pagando il token, oppure vederci uno streaming di un corso si potrà fare pagando con un token. È una delle cose più semplici, in realtà lì sarà la fantasia di chi partecipa a queste iniziative, immaginarsi, sapendo di poter avere un gettone che si può muovere a livello mondiale, che l'altro aspetto è tutto quello, non abbiamo più confini geografici, così come internet ci ha messo a disposizione di chiunque la possibilità di scrivere nel bene e nel male, e questo scritto non è più necessario pubblicarlo su carta, giornali, edicole, case editrici, eccetera, ma io lo metto su un blog e tutto il mondo può vederlo. Allo stesso modo può succedere con questi sistemi, io posso scrivere un programma che funziona con certi token e quindi prende denaro di fatto, funziona con questo denaro eventualmente ridistribuendolo alle componenti partecipanti e fa qualche cosa di reale.
apre una porta, una delle prime ICO che abbiamo visto prima, nasce da una società che voleva creare dei lucchetti che funzionassero con gli smart contract. Quindi io affitto la mia casa con Airbnb, compro questo lucchetto hardware, lo metto in tutte le serrature di tutta la casa. Quando qualcuno viene a venire e vuole abitare la casa mia, no, non va più su Airbnb, semplicemente prende i suoi soldi, paga lo smart contract, i lucchetti si aprono e lui può andare in giro per la casa. Scaduto il tempo, i lucchetti si chiudono, se vuole continuare a utilizzare la casa, potrà pagare di nuovo e mettere i soldi. Questa era una delle idee. Altro esempio, per esempio, potrebbe essere l'automobile, un'automobile a noleggio, le cui componenti sono tutte gestite tramite smart contract, per cui il carburante, l'affitto, l'olio, le gomme, eccetera. Quando io vado a pagare l'automobile, mi trovo un'automobile parcheggiata comunque fatta, faccio il pagamento, la macchina si apre e posso guidarla. Finito il carburante, potrò fare il pieno, e se decido di mettere più carburante di quanto serve, potrei ricevere i soldi dagli altri utenti che in futuro andranno a utilizzare. Questa è un po' l'idea che c'è stata, che poi ha dato la vita a quella che viene chiamata Distributed Autonomous Organization, che è un'organizzazione distribuita autonoma che può funzionare senza bisogno di avere delle regole, se non quelle scritte nel codice. Direi che ci fermiamo qui, siamo fuori tempo massimo.